Ragazzi, oggi andiamo a vedere come costruire questa cassa in vetroressina fondamentalmente, ma a tre pannelli di MDF di legno sul frontale per far sì che possa alloggiare la griglia senza che tocchi il buffer, e il buffer completamente incavato a pari con la griglia senza che tocchi tutto quanto. Struttura in vetroressina, come dire, il vetro e bla bla bla. L'ho illuminato per fare luce nel bagagliaio durante solito durante l'apertura del bagagliaio di sera, quindi per vedere un attimo dentro e anche per lasciare un'impronta di creazione moderna. Tengo a precisare diverse cose. Tutte le lavorazioni che vediamo fare con la resina, stucchi e quant'altro sono fatte in ambiente quasi completamente aperto. Lui sempre acceso, mascherina, guanti e occhiali. Stavolta mi sono adeguato anche io a tutte le normative che verranno da rispettare. E quindi andiamo, partiamo subito con la costruzione della cassa. Bene, come prima cosa andiamo a mascherare con del nastro carta tutto lo spazio necessario all'occupazione del volume massimo della cassa del sub che andremo a fare. Ovviamente teniamo conto che non vi devono essere sporgenze verso l'interno, alla parte dove abbiamo tagliato o che comunque già è predisposta, perché altrimenti poi non potrebbe più uscire, quindi non potremo più lavorarla. Quindi questa parte qua, per esempio, che a me potevo tranquillamente entrare dentro ricoprendo molto volume, ho dovuto farla dritta così può uscire tranquillamente. Dopo questa prima fase prendiamo del nastro alluminio dove la resina non si attacca ed andiamo a rivestire un altro strato tutto quanto di nastro alluminio. Ed ecco qua, dopo altri 30 minuti a mascherare, come vediamo il nastro alluminio copre già tutte le curve spigolose che prima c'erano e le va tutte quante a rendere più carine. Andiamo ora a mascherare tutto il resto dell'auto e via con resina e fibra. Thank you.
Thank you.
perché questo progetto si è concluso, eccoli qua, si è concluso. Come abbiamo visto, la macchina è rimasta perfettamente funzionale, integra, non ha perso alcuna funzione, a parte, vabbè, il portaoggetti che vi era qua perché è lo spazio comunque utilizzato. Tutta l'elettronica è stata riadattata allo spazio, nuovo spazio. Amplificatore integrato nascosto. Luce, mi avevo chiesto una luce per vedere nel cofano, comunque già c'era una piccola luce qua, ma non faceva nulla. Abbiamo rimesso un'altra luce con il logo, quindi sfruttato lo spazio, e soprattutto, per chi il bagagliaio serve, una bella e funzionale griglia di protezione. Nulla, se anche questo video vi è piaciuto, vi interessa continuare a seguire gli aggiornamenti e le lavorazioni di Creazione Moderna, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace.